questo trasferimento di emergenza dal piano sanitario al piano economico è avvenuto in un contesto economico già duramente provato da alcuni anni di crisi importante. Nei giorni scorsi abbiamo fatto delle proiezioni, sui giornali sono apparsi dei numeri, si parla di 300 milioni di euro di valore aggiunto perso in un mese. Il conto ci può stare perché consideriamo che il valore aggiunto, il PIL prodotto in provincia di Arezzo è di 8,7 miliardi ogni anno. Quindi, considerato che a tutt'oggi operano circa il 50% per il blocco intervenuto delle attività produttive, quindi operano 23.000 aziende su 45.000, fatte le debite proporzioni, ecco, si arriva a questo dato importante di circa 300 milioni di euro di fatturato che è andato in fumo in questo mese. Si sfiorano le 50.000 unità. Risorse umane in cassa integrazione o in trattamento di fondi bilaterali, quindi una situazione anche occupazionale molto, molto complessa. E addirittura io leggevo proprio oggi che il Fondo Monetario Internazionale si slancia in un meno 10, in una proiezione di meno 10% per quanto riguarda la caduta del PIL italiano quest'anno. Quindi una situazione molto complessa. Io credo si debba ancora una volta mettere al centro l'uomo, la sicurezza. Quelle aziende Sono in che grado. riescono a rispettare, a impegnarsi per determinati protocolli di sicurezza, a prescindere dalle filiere, a prescindere da quei codici Ateco che sono frutto di un'economia di 20-30 anni fa molto meno interconnessa. Ecco, quelle aziende devono, possono, in un arco temporale accettabile, poter ripartire. Io credo, caro Alessandro, che questa sia una riflessione da fare con immediatezza. Forse se ne sta riflettendo con un po' di ritardo, perché all'imprenditore va fatta vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Quindi bisogna già ora capire come domani si riparte.